Buonasera e bentrovati, gentili telespettatori di Teleprima, ad una nuova edizione del nostro TG Flash che apriamo con la querela tra la Comunità Europea e Pfizer per quanto riguarda la consegna dei vaccini, perché a dare buone notizie sul punto è stato proprio Päivi Kerkola, amministratore delegato di Pfizer Italia, che ha rilasciato alcune dichiarazioni affermando che l'aumento della produzione dei vaccini che incrementerà nelle prossime settimane ci consentirà di soddisfare tutta quella che è la richiesta in ambito globale. Per quel che riguarda l'Italia, ha detto l'amministratore delegato, ci sono state delle riduzioni, ma contiamo di ritornare a pieno regime già da questa settimana. L'azienda comunque fornirà il vaccino anche nel caso di un processo civile o penale, come previsto dagli accordi che sono stati sottoscritti con l'Unione Europea. C'è grande alone di mistero intorno al futuro e alla creazione della statua dedicata a Diego Armando Maradona, che dovrebbe essere installata a Fuorigrotta davanti allo stadio che ha da poco avuto il suo nome. Sarebbe infatti inesistente la bozza del progetto, con la Procura che ha aperto un fascicolo senza indagati per far luce sulla commissione istituita dal Comune per raccogliere manifestazioni di interesse e valutare quello che è il progetto più idoneo. I colleghi dell'ANSA hanno scritto che il pool che sta indagando in questo momento è lo stesso che si occupa degli scontri che ci furono a Napoli lo scorso 22 ottobre, quando il governatore della Campania, Vincenzo De Luca, preannunciò l'ipotesi di una zona rossa per blindare la Campania vista l'epidemia di coronavirus. Nelle ultime ore comunque gli uomini della Digos hanno acquisito in comune dei documenti relativi all'istituzione della commissione. Ci spostiamo ora a Caserta, è uscito il più recente bollettino di aggiornamento pandemico per quanto riguarda la terra di lavoro. Si certificano 177 nuovi positivi con 8 deceduti e 212 guariti. Come potete vedere dalla grafica, ci sono stati 2031 tamponi processati per un tasso di positività in leggera risalita, si è fermato all'8,7%. In ogni caso, nel conto complessivo la discesa è di 43 persone positive su tutto il territorio casertano. In cima per numero di contagi c'è ancora Maddaloni con 253 ed è l'unico comune attualmente oltre i 200 casi attivi. Segue poi Marcianise con 159 e Caserta con 147. Restiamo in provincia perché la dottoressa Rosalia Santoro è il nuovo presidente del consiglio di amministrazione del Museo Campano di Capua. Ad affiancarla come componenti del CDA ci saranno l'imprenditrice Carmela Del Basso e la dottoressa Floriana Iannone. La dottoressa Santoro ha detto: "Sono molto felice ed onorata di questo incarico che mi è stato affidato presso il Museo Campano di Capua, che è un vanto ed un orgoglio per tutta la terra di lavoro. Ringrazio il presidente della provincia Giorgio Maiocca per la fiducia che ha posto nella mia persona e nella mia professionalità, affidandomi questo incarico non facile di presiedere e valorizzare il museo. Nei prossimi giorni, ha detto la dottoressa, incontrerò gli altri membri del consiglio di amministrazione e tracceremo quella che è la linea guida da seguire per riuscire a realizzare un progetto ambizioso che non riguarda soltanto attività di routine, ma che sia di largo respiro e coinvolga tutti i presidi della terra di lavoro. Il progetto che ho in mente serve a rilanciare un gioiello che per troppo tempo è rimasto in ombra e mira a quello che è il coinvolgimento a 360 gradi dell'intera provincia. Le sfide sono tante, ha detto la dottoressa Santoro, ma le opportunità da cogliere per il museo dovranno essere di più e lo svilupperemo grazie a strategie di pianificazione e condivisione insieme al consiglio di amministrazione. La nostra terra di lavoro è ricchissima di siti monumentali e archeologici di prim'ordine, con tradizioni ed eccellenze
che dobbiamo fare in modo di esportare in tutto il mondo. Credo avremo la possibilità di realizzare questo progetto se useremo tutta la competenza e la passione che ci appartengono. Sicuramente ci saranno di supporto il Presidente Maiocca, l'ente provincia, gli enti locali e soprattutto le colleghe del Consiglio di Amministrazione. Sono molto felice di poter mettere la mia professionalità a disposizione per il rilancio e lo sviluppo del Museo Campano. Grazie a tutti, ha concluso la dottoressa Santoro, che con un messaggio o un pensiero hanno dimostrato la loro stima ed il loro affetto. Siete stati tantissimi, mi avete commosso e vi aspetto quanto prima al Museo Campano. Grande notizia per tutti i nostri telespettatori: in data odierna Notix compie 10 anni, il quotidiano legato al gruppo turco insieme a Teleprima, Caserta Prima Pagina e Sport 91 è un punto di riferimento a livello territoriale. Un grosso in bocca al lupo e un grande augurio per il futuro. Chiudiamo con il calcio questa sera, partita importante per il futuro del Napoli di Gennaro Gattuso, nonostante il tweet da parte della società partenopea che ha confermato l'allenatore calabrese al Maradona. Alle ore 21 arriva lo Spezia per il match di Coppa Italia con i Liguri, che hanno già battuto i partenopei in campionato. Alla vigilia il tecnico Vincenzo Italiano ha detto: essere approdati ai quarti è un motivo di grande orgoglio, affronteremo comunque una squadra fortissima che in campionato siamo riusciti a battere nonostante le difficoltà. A mio avviso i partenopei sono una delle squadre più forti di tutto il panorama italiano, ma comunque, nonostante l'impegno di domenica contro l'Udinese, vogliamo onorare al meglio questa sfida proponendo il nostro calcio. Gli uomini di Gattuso vorranno riscattarsi, dunque sono sicuro che troveremo una squadra ancor più agguerrita e dovremo cercare di dare il massimo, come sempre abbiamo fatto. Per quanto riguarda le probabili formazioni, il Napoli farà poco turnover tra i pali Ospina, poi Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly e Mario Rui, a centrocampo Demme, Elmas, poi Zielinski, Politano e Lozano insieme a Lorenzo Insigne in attacco. Per quanto riguarda lo Spezia, stesso modulo: Krapikas in porta, Vignali, Erlich, Ismaili e Bastoni in difesa, Acampora, Ricci e De Jola a centrocampo, Agudelo, Galabinov e Verde in attacco. Fischio d'inizio, come dicevo, alle ore 21. Vittoria importante invece per la casertana, che ottiene il quarto trionfo consecutivo battendo nel derby la Juve Stabia al Menti. A decidere l'incontro sono state le reti di Turchetta e Castaldo. Con questo successo importante gli uomini di Guidi si allontanano dalle zone calde della classifica, rilanciandosi contestualmente anche per quelle che sono le ambizioni playoff. Al termine della partita, grande soddisfazione sia per l'allenatore Guidi che per l'attaccante Castaldo. Li andiamo ad ascoltare in conferenza. Sì, e devo fare per l'ennesima volta i complimenti al gruppo, perché stanno andando oltre le difficoltà che abbiamo avuto, ma sapevamo che le ultime vicissitudini prima delle feste natalizie ci avevano rafforzato, cioè ognuno di noi ci ha spinto a fare qualcosa in più e le prestazioni stanno continuando a venire con grande anima, con grande volontà e soprattutto con grande qualità. Quindi c'è grande soddisfazione, però i veri e unici protagonisti sono i calciatori, perché si stanno esaltando e chiaramente dopo questo tipo di prestazioni acquisiscono sempre più consapevolezza, autostima e soprattutto stanno cavalcando l'entusiasmo, che è l'unica cosa che gli sto chiedendo di fare. Sì, no, ma sapevamo che poteva uscire una partita del genere, perché la Juve Stabia è una squadra che ha all'interno della propria rosa giocatori estremamente importanti, giocatori esperti, ha grande fisicità e quindi potevamo andare in difficoltà sia negli uno contro uno, ma anche sulle palle inattive, sulle palle alte. E penso che il primo tempo sia stato interpretato molto bene, anche nella fase di costruzione del gioco, anche come fluidità di manovra, e avevamo creato 3-4 situazioni molto importanti per passare in vantaggio. Nel secondo tempo è stata un'altra interpretazione, ci siamo difesi molto più bassi. C'è stata la reazione di una squadra importante qual è la Juve Stabia, e devo dare atto che i ragazzi in questo momento
stanno interpretando le situazioni in maniera molto, molto matura, consapevoli delle difficoltà che ci potevano essere e sono sempre stati molto attenti, concentrati, rischiando poco. Sì, un successo importante, forse anche inaspettato, perché affrontavamo una squadra forte e noi siamo partiti per venire qui per fare risultato, quello è sicuro. Sapevamo che giocavamo contro una squadra forte e organizzata, però volevamo far risultato e credo che alla fine l'abbiamo meritato. Ci sono state due o tre ripartenze dove dovevamo sfruttarle meglio e un minuto prima del gol gli ho detto di alzare magari lo sguardo, perché io di solito riesco sempre a staccarmi. È stato bravo a ricepire il messaggio e è fortunato e bravo io a far gol. Ma è cambiato che ci sono più giocatori a disposizione, perché quella è stata la difficoltà più grande che ha avuto il mister insieme allo staff, quindi anche oggi mancava qualche giocatore, ma però poi una volta recuperati tutti mentalmente e fisicamente si sapeva che questa squadra non poteva avere quella classifica. Abbiamo fatto 4 vittorie, di cui 3 trasferte. Per adesso viene il bello, perché non abbiamo fatto niente e dobbiamo sicuramente continuare su questa strada, perché ci possiamo divertire. Con il calcio chiudiamo questa edizione Flash. L'appuntamento con l'informazione di Teleprima si sposta ora in serata con il Prima TG delle ore 21. Da parte mia grazie per averci seguito e arrivederci.